Oggi è la festa nazionale del dragonbollismo. Tutti insieme contenti proprio. Allora, per chi prende il gioco al GameStop, non per consigliare il negozio, soltanto perché lo utilizzo perché è quello più vicino a me praticamente, è andato di fatto, ho preso ovviamente il gioco standard, perché tanto fisico o prendi la collector, appunto questo è, e gli fai tremare il cielo così, più di 180 personaggi, cose che già sappiamo, ma il retro è bellissimo, invece la copertina frontale fa invidia proprio a DeviantArt, ecco. Poi ti danno appunto come bonus, vabbè, ovviamente il codice e il bonus pre-order per sbloccare i personaggi più dime, così proprio. E la litografia, bellina proprio, l'animata, come si dice, se venisse fuori, ecco, guarda proprio questo Goku Super Saiyan 3 che luccica proprio. Cioè, si vede bene la gamma, ma proprio luccica. Certo, se magari non mettevano il bordo bianco, poi col bordo bianco perde un po'. Non so che gli costava farlo tutto esteso, però vabbè, so io che mi lamento, ma non so perché togliere, insomma, la bellezza, no? E adesso lo rimettiamo un attimo a posto. Poi, mi è stato detto che per chi prende Spark, soltanto per chi prende Spark in Zero, poteva giudicarsi queste cuffie qua da gaming, che vanno bene su PlayStation, PC, Switch, Xbox, no? Praticamente, e a solo 15 invece di 35. Normalmente me se ne è sbattuto, però essendo a corto di cuffie decenti, ho detto vabbè, approfittamone, ho 15 invece di 35, toh. Poi domani in live magari vi farò sapere, appunto lo utilizzerò, farò sapere come sono. Buster, gaming, jack, 3.5, headset, ok, a posto. Quindi ora pronti per scartare tutto. Vabbè, la litografia l'avete già vista, secondo me senza il bordo bianco era meglio, però vabbè, che ne so io del perché ce lo metto. Comunque sì, adesso togliamo il cellophane. Vi faccio sentire importanti pure i poveri che prendono la standard, dicono non serve a un cazzo fare l'unboxing della standard, ma io sono stronzo, la faccio uguale proprio. Ecco qua il gioco, il disco bellino, e poi c'è un codice enter o code sullo store di Bandai per avere 1000 club points sul Bandai Club, proprio, cioè mi interessa quanto un cesso in cucina, vabbè. E poi cosa abbiamo? Ecco, guarda proprio, abbiamo la pubblicità del manga di Super, mi sa, sì, vedi proprio, una delle saghe più famose al mondo continua con storie inedite spettacolari, proprio, sì, finché Battle of Gods fu Katsune F e Broly, sì, ma tutto il resto, insomma. E poi dietro poi c'è la pubblicità del, invece del vero manga di Dragon Ball, quindi ecco, penso che appunto lo terrò da questa parte, decisamente. E queste invece sono le cuffie con jack e USB a scelta proprio. Mi sa che l'ho messa al contrario, il microfono va di qua. Ci sarà una live domani su questo canale alle 14, perché l'orario quell'upload mi va meglio, la sera mi sbarella. Intanto oggi me lo spulcio per benino, così domani siamo belli carichi, pronti. E già vi ho fatto un video prime impressioni, però ci faremo un pezzo di gioco insieme appunto domani, un'oretta e mezza, due ore, quanto ci pare. E poi il video recensione totale, definitivo del gioco arriverà appunto quando avrò il verdetto, dopo averlo provato il più a fondo possibile, ovviamente. Quindi passeranno un paio di giorni. Intanto questo è quanto, qui è Shark L, e niente, finalmente ci siamo! Amea mea!